I lavori sul parcheggio di via Mazzanti sono fermi ormai da 3 mesi, anche se da anni si attende alla conclusione di una struttura. E adesso sono all'ipotesi diverse, diciamo, soluzioni anche di gestione. È vero che ancora il parcheggio deve essere completato, occorre fare il sistema antincendio, anche tutto l'impianto elettrico. Ci sono delle proposte che l'amministrazione sta vagliando per il suo completamento e anche per un suo utilizzo diverso. Stiamo parlando di un project financing. C'è anche l'ipotesi di un project financing, c'è anche un'ipotesi di realizzare sul Mazzanti, diciamo, il nuovo centro direzionale. Ci sono tante soluzioni che sono allo studio, stiamo affrontando con i piedi di piombo tutte le problematiche e vedremo quale sarà la soluzione migliore per portare a compimento quest'opera che ormai da decenni aspetta di essere aperta. E quanto manca per prendere una decisione? Riteniamo che questa sia una discussione che vada affrontata in seno alla Giunta, anche in seno al Consiglio Comunale, quindi riteniamo che entro quest'anno noi potremo avere le idee chiare su quello che sarà il destino del Mazzanti. Avete invece le idee chiare sul costo rimanente per completare questa struttura? Sì, gli uffici hanno fatto un conteggio, aggiriamo attorno ai 500.000 euro. Quindi vuol dire che col project financing o comunque con il progetto che avete intenzione di realizzare, successivamente sopra il parcheggio di via Mazzanti potrebbe esserci un centro direzionale con uffici del comune. Potrebbe esserci un centro direzionale, così come potremmo invece completare la struttura del Mazzanti con questo bilancio di previsione, se riusciamo a trovare le somme necessarie a copertura, riaprire la fruizione e pensare a una forma di gestione di affidamento del parcheggio. Quindi per adesso tutte le ipotesi sono aperte, nessuna è scartata. Quella di totale gestione pubblica però è da scartare. No, neanche quella è da scartare. Diciamo che tutto rientra nella sostenibilità diciamo, dell'azione che noi vogliamo intraprendere. Se da un punto di vista economico è sostenibile una gestione diretta da parte dell'amministrazione, perché non fare una gestione pubblica del parcheggio?